Mi è apparsa tra le mani magicamente una lettera di Eddie, un'altra delle altre arrestate, un'altra compagna di lotte di vita sottoposta a queste misure di quest'ultima ondata repressiva. Ecco, ma Eddie non è qui, ma vuole comunque farci sentire cosa pensa. E quindi ora leggo le sue parole. Prima che le vostre voci riempano il silenzio a cui mi concederò per un poco, affido al vento qualche pensiero e tutta la mia voglia di sentirci insieme ovunque siamo. Non accetterò il volere della procura nei miei confronti. Non permetterò che un documento sancisca la restrizione della mia libertà. Almeno non finché avrò voglia di stare in giro. Tra le labbra ho le parole di Nicoletta Giuliano, porto addosso il coraggio loro e di tutte le persone che oggi hanno il cuore a Bussoleno, mentre tra le mani stringo la consapevolezza di 25 anni di lotta. Appartengo ad una terra che pur di crescere rigogliosa combatte e che pur nella fermezza che questa battaglia impone ha saputo muoversi gettando radici tra boschi, sentieri e strade, attraverso vicoli di cemento fino al mare aperto. NOTAV, un movimento che nonostante gli sforzi politici e militari per distruggerlo continua ad alzare ostinato le tante teste dure e pensanti che lo compongono. Ogni accusa di colpa al singolo si traduce nel rinnovare le ragioni collettive di questo no, ragioni che hanno intrecciato le vite delle tante persone che oggi vengono colpite da questi provvedimenti. La forza delle scelte fatte in questi anni vive dei nostri gesti, eppure è tale da scavalcare le nostre stesse identità e di conseguenza i fogli punitivi che le riguardano. Quante volte l'abbiamo gridato? La paura qui non è di casa. Essere NOTAV per me significa prendere in mano le sorti del domani in cui dovrò abitare. Un domani che non intendiamo regalare docilmente a un profitto ignobile, allo sfruttamento e abbruttimento della vita nostra e della terra che tutti abitiamo. Stare nel movimento NOTAV mi ha insegnato tanto, il rispetto degli altri e delle mie idee. La differenza tra simili da cui ogni giorno imparo, da un lato, e la capacità di individuare i nemici dall'altro. Sono NOTAV, sono antifascista, sono questo e altro, insieme a tanti e tante che potete chiamare partigiani. Non temo una rete, non ho paura di pensarmi oltre i confini che mi hanno segnato. Tremo, eppure non arretro davanti a un plotone armato e neppure mi faccio dire da un foglio cosa ne sarà della mia vita, per quanto illustre sia la firma che riporta, per quanto forte si mostri il potere che rappresenta. Sono giovane, ho buone gambe, pieno fiato e una sconfinata voglia di scoprire quel che ho intorno, farne parte e cambiarlo se non mi piace, anche a costo di sporcarmi le mani o la fedina penale per farlo. Quello che non ho è la voglia di festeggiare il mio 25esimo compleanno agli arresti domiciliari, privata della possibilità di uscire o anche solo di parlare con i miei cari, di farmi forte dei miei affetti, delle mie amiche profonde, stretto dentro e fuori la lotta. Per un poco sarò in giro per boschi con Giacu, o salterò a bordo di una nave pirata, oppure chissà dove, ma sarà tempo che passerò comunque da quel lato della vita di cui tracciamo la direzione insieme e che ancora segneremo con la determinazione dei nostri passi. Avanti NOTAV, ora e sempre, fino alla vittoria.